solo match winner di questa partita molto molto sentita e delicata che si è sbloccata grazie a un tuo gol. Com'è andata, Giuseppe? Beh, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, avevamo di fronte una squadra che vuole lottare ancora e secondo me darà fastidio ancora a tante squadre per i playoff. Noi però vogliamo arrivare il più alto possibile, non possiamo perdere punti e la squadra ha dimostrato, anche non giocando bene, di portarsi a casa i tre punti. Comunque terza vittoria consecutiva e atleticamente nel periodo decisivo della stagione state bene, quindi questo può essere un fattore importante. Ma sicuramente questo è un fatto importante che sicuramente noi dà morale e domenica ci aspetta una trasferta difficile dove andiamo a Molfetta. Noi non vogliamo perdere punti da nessuna parte, ormai abbiamo preso una marcia importante per arrivare al secondo posto. Torre Maggiore ha messo in difficoltà oggi a tratti lo Stornanella, può essere sicuramente un avversario per i playoff? Sì, sicuramente, il Torre Maggiore, con tutto rispetto, per me rientrerà nei playoff, anche perché faccio il tifo per le squadre foggiane. Il Torre Maggiore la tira, il campionato è lungo e si farà sentire. Lorenna, oggi una partita non semplice, comunque sono arrivati 3 punti. Sì, era una partita ostica, lo sapevamo dall'inizio, però ci siamo impegnati. Non è stata una partita bellissima, però l'importante è il risultato. Sono i 3 punti che muovono la classifica aspettando i risultati delle dirette concorrenti. Dove può arrivare questo Stornarello? Noi viviamo partita dopo partita, più in alto possibile, poi il campo darà il suo verdetto. Sperando anche in un passo falso non solo della seconda ma anche della prima si potrebbe riaprire il campionato. Voi però atleticamente state bene, quindi potrebbe essere un fattore importante. Sì, questo sì, sicuramente è importante, basta, dipende solo da noi perché le potenzialità ci sono. Dobbiamo solamente credere in noi stessi e puntare sempre più in alto. Ok. Qua viva, il Torre Maggiore oggi ha messo in difficoltà lo Stornarella, una delle prime partite in cui lo Stornarella ha sofferto. Sì, sì, è stata una bella partita. Abbiamo impostato la partita noi fondamentalmente mettendo un centrocampo a 5 per sfruttare le ripartenze, perché conoscendo la squadra di Arsiti è una squadra che è molto forte dal centrocampo in su, quindi ho imbottito un attimo il centrocampo per ripartire. Dove può arrivare il Torre Maggiore? Senti, noi il Torre Maggiore abbiamo il nostro obiettivo primordiale era la salvezza, riuscire poi a stare là, a lottare. Pensiamo a fare i primi punti della salvezza, una volta arrivata la salvezza poi vediamo dove ci troviamo e speriamo di fare qualcosa di importante. Ok, grazie. Soldano, bandiera del Torre Maggiore, quest'oggi una bella prestazione da parte vostra, anche se è arrivata solamente una sconfitta. La partita è stata giocata, noi siamo stati venuti qua per prenderci, diciamo, per difenderci bene. Purtroppo l'episodio unico ci ha condannato. Complimenti alle Lesiti, che è una squadra veramente veramente forte. Dove può arrivare questo Torre Maggiore? Adesso dobbiamo fare subito i punti per la salvezza, questa è la cosa importante. Poi si avanza del tempo, vedremo se possiamo fare qualcosa in più. In cronaca abbiamo sottolineato anche alla fine il tuo episodio di sportività, sei andato a soccorrere Borgia che era caduto a terra e ha avuto dei problemi. A parte che lo faccio sempre con Francesco, un'amicizia di tanti anni sul campo di calcio. È una cosa semplicissima da parte mia, ci tenevo a farlo proprio per lui. Ok, grazie. Setti, sono arrivati ancora altri 3 punti, la terza vittoria consecutiva, anche se oggi la prestazione magari non è stata quanto buona quanto quelle precedenti. Beh, sinceramente non sono d'accordo, nel senso che nei dilettanti vedere una, già se due squadre provano a giocare è difficile vedere una bella partita. Chiaramente il Torre Maggiore è venuto qui cercando prima di non prenderle e poi magari di darle, quindi non era facile per noi orchestrare una manovra perché loro stavano tutti bassi dietro la palla, un centrocampo molto folto, hanno bloccato bene le nostre linee dalla tre quarti in su, quindi abbiamo fatto un po' di fatica a concludere la rete, però chiaramente d'ora in poi in casa da noi sarà
dobbiamo abituarci, perché questo sarà il live motive di tutte le gare. Oggi il primo caldo del 2014, una buona giornata, atleticamente la squadra ha corso fino alla fine, è un buon segnale. Ma sicuramente questo ha inciso anche sul ritmo della partita, perché chiaramente questo caldo non favorisce i ritmi alti e noi siamo abituati comunque a esprimerci su ritmi alti, e quindi ha favorito la squadra che non doveva costruire il gioco. Però io credo che la vittoria sia meritata. Se trasformavamo il rigore probabilmente nel finale avremmo sofferto di meno, anche se abbiamo sofferto più per la paura di vincere, che insomma adesso i tre punti pesano anche in base ai risultati delle squadre avversarie, quindi i punti pesano maggiormente, e quindi è arrivato qualche sbavatura difensiva che ci ha fatto prendere qualche spavento, però ripeto, credo che i tre punti siano meritati. Le condizioni di Borgia? Borgia è uscito, secondo me è più dolore, che è più spavento che altro, però naturalmente le verificheremo nei prossimi giorni, però credo che già alla ripresa degli allenamenti sia disponibile. Un'altra gara importante la prossima settimana, Molfetta, come vivrete questa settimana? Molfetta sarà una gara difficile come tutte, poi del resto, però probabilmente in questo momento è più facile per noi giocare fuori casa che non in casa, perché fuori casa comunque anche le altre squadre tenderanno di giocare, noi comunque in contropiede comunque abbiamo gente che può far male all'avversario. Come ci si prepara? Prepariamo come sempre, curando i particolari, poi domenica si giocherà alle 11 di mattina, quindi sarà un'altra anomalia che dovremo cercare di superare nel migliore dei modi. Ok, grazie, in bocca al lupo.